Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Le immagini che avete visto prima sono di stamattina, adesso è quasi mezzogiorno, per noi è domenica mattina. Stamattina abbiamo appunto fatto colazione con il plum cake al limone che ho fatto ieri, mentre Mattia si è voluto di nuovo le ciambelline al cioccolato e gli ho fatto quelle. Non so, in questi giorni avevo voglia di plum cake al limone, infatti ho mandato Giorgio venerdì quando Mattia si è fatto la recita della festa dei nonni, visto che me li ero dimenticati, a prendere i limoni biologici. Ieri mattina l'ho fatto, però non vi ho registrato nulla perché era la prima volta che provavo questa ricetta. Magari la prossima volta che lo faccio ve la registro perché è davvero super buono. Ho fatto sopra anche una salsina con il succo di limone e lo zucchero a velo ed è venuto davvero buonissimo. Poi stamattina ho stirato, mi sono messa a finire alcuni pezzi di video del video che ho registrato un po' di giorni fa, che probabilmente voi vedrete prima di questo, e adesso è già ora di pranzo. E oggi per pranzo farò una cosa diversa per ognuno di noi, perché Giorgio ha il fegato che a me non piace perché gliel'ha portato ieri suo fratello fresco, quindi mangerà quello. Mattias vuole le frittatine che gli farò nella pentolina, quella coi sorrisi, con le faccine, e vado a farmi anch'io, penso, un'insalatona dove metterò all'interno le frittatine. E volevo, non, vedo adesso se farmi magari dei gamberetti con un po' di peperoni o se magari farmi l'insalata di cappuccio con le mele. E niente, quindi adesso io vado a fare tutte queste cose. E tra l'altro qui sta facendo ancora caldissimo, cioè non sembra affatto ottobre, e Giambi è qua. Ciao. E niente, infatti noi non abbiamo ancora neanche acceso il camino, invece l'anno scorso lo avevamo già acceso da un bel po'. E niente, vado a fare queste cose e noi ci riaggiorniamo più tardi. O magari vi filmo qualcosina, adesso vedo. Just wait.
Qua tu c'hai questo quadrato qua che è qua, ok? Dobbiamo contare da qua, vedi dove c'è il taglio qua? 1, 2, devi mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6 grigi e un nero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un nero. Dov'è che va qua? È questo, e va qua. Bali. Poi questo qua. Qua c'è la riga. Devi venire giù in questa riga qua. Li metti qua. 6 e 1. Poi 3 grigi. Ne fai 3 pacchetti di 3 grigi. 3? Sì. Ma dove vai? 3 pacchetti di 3 grigi. E va qua. Ne dove? Salti uno e lo metti qua. Ah, va qua, sì. Poi, nella stessa riga, in mezzo agli ultimi due verdi, ne metti un altri 3. Sì. Hai visto che e bello. Questi qua 3? Va nel verde, guarda che verde va. Lo metti là. Verde. Dov'è che va? Guarda. Sì, qua. Oh! E questo lanciaviglie. E quella verde che non gira. Rieccomi, è il giorno dopo, è lunedì, sono quasi le 3, penso. Aspettate, sono le 14.43, io sono arrivata da lavoro, ho pranzato con gli avanzi di ieri, perché sono avanzate un pochino di frittatine e poi ho fatto del pollo, petto di pollo arrosto, quello tipo affettato, con un po' d'olio e un po' di limone. E ho mangiato il pane anche di segale che ho ripreso l'altro giorno da Aldi e poi sono andata a pulire e a lavare il pavimento, infatti sto aspettando che si asciughi, e a pulire il bagno perché ieri avevo pulito tutto tra ieri e sabato, però poi ieri sera abbiamo fatto le docce eccetera, quindi il bagno era di nuovo da ripulire e l'ho appunto pulito. E il giorno che sono andata da Aldi ho preso il pane di segale e il petto di pollo. Sono andata lì perché mia mamma veniva a dormire qua e quindi l'ho portata da Aldi a prendersi il set di ciotole che vi avevo fatto vedere nello svuota la spesa. Ho preso anche questo Ajax per pavimenti formato XXL, sapete che io adoro l'Ajax, ha un profumo pazzesco e pulisce benissimo in una sola passata. Questo qua è quello classico che rimuove fino al 100% di sporco e grasso, igiene e freschezza. Quindi se andate da Aldi ve lo segnalo perché era un prezzo davvero conveniente. Adesso non me lo ricordo perché sono passati un bel po' di giorni, perché siamo andati giovedì perché veniva a dormire qua per il venerdì che c'era la recita della festa dei nonni a scuola di Mattias e quindi appunto ne ho approfittato per prenderlo e ho preso anche l'Aust Eliminatori che era in offerta e si è asciugato, magari così ve lo faccio vedere, sì, si è asciugato. Dicevo, ogni tanto da Aldi si trovano delle belle offerte, ho preso appunto questo qua, Austria, in uno disinfettante per superfici e tessuti d'arredo, elimina odori, e uccide il 99,9% dei batteri sulle superfici dure e tessuti d'arredo, infatti io lo vado a spruzzare anche di solito sul divano. L'ho appena aspirato, ho aspirato anche il tappeto, ho spruzzato questo qua, ho lavato il bagno che adesso dovrebbe essere asciutto, vediamo subito.
Sì, infatti adesso vado a rimettere le cosine, vedete tutto bello pinto e pulito, e poi vado a recuperare Giambi. Oggi non sono un granché in forma, mi sono già svegliata stamattina con un mal di testa, e tra l'altro fa caldo, era bel tempo, però adesso si sta un po' annuvolando. Quindi adesso vado a recuperare Mattias, magari vedo se ha voglia di fare due passi, così magari mi passa un pochino il mal di testa, e vado prima ovviamente a mettere a posto, e semmai noi ci aggiorniamo dopo. Allora, rieccomi, è il giorno dopo, io sono da poco tornata da lavoro e oggi è stata una giornata tremenda, brutta, e non è stata una bella giornata da lavoro, infatti ho un umore un po' così. Ieri non ho più registrato nulla perché con Mattia siamo andati al parco giochi, siamo tornati a casa che era praticamente ora di cena, docce eccetera, non ho più avuto niente, tempo di registrare nulla. Comunque sì, oggi al lavoro è stata una giornata, si può dire, di cacca, infatti sono di pessimo umore, sono arrivata a casa e mi sono messa qua sul divano. L'unica cosa che mi ha un pochino sollevato è che ho trovato fuori un pacchetto che penso di sapere cos'è, e visto che ormai non vi faccio mai vedere cose che magari mi arrivano dai brand, anche in questo caso non ero obbligata a farvelo vedere perché sono stati carini, mi hanno solo chiesto se volevo provarlo, e siccome come prodotto mi interessava vi faccio vedere cosa mi hanno inviato. È la ditta, si chiama Manicurist, io li seguivo già da tempo su Instagram perché prendevo ispirazione per farmi le unghie, perché fanno delle unghie molto semplici, fanno vedere sul loro profilo, ma davvero molto ma molto carine, e quindi li seguivo già. Quando la ragazza mi ha contattato senza impegno per provare i prodotti e non ero neanche obbligata a mostrarli, ho appunto detto di sì, però mi fa piacere farveli vedere, perché dovete sapere che i loro prodotti, il motivo per cui almeno io ho accettato questa collaborazione, che poi collaborazione non è, ho accettato di provare questi prodotti, è che praticamente la parte che mi scoccia di più e quando devo rifarmi le unghie è togliere il semipermanente, perché io spesso ci impiego di più a toglierlo perché vado a farlo con la lima, perché con l'acetone avevo già provato ma mi si rovinavano le unghie perché diventavano tutte mollicce, e ci metto più tempo appunto a toglierlo che poi effettivamente andarle a fare, perché di solito le faccio sempre semplici, come anche in questo caso che vanno tra l'altro rifatte. E lo smalto, questo qua, tipo semipermanente di Manicurist, ha un solvente apposta che è senza acetone, che voi lo lasciate praticamente sul loro smalto, e lo smalto in 10 minuti viene via da solo senza star lì a dover limare tutto, e tra l'altro vengono prodotti questi smalti, sono sia vegan sia cruelty free, e vengono prodotti con l'84% di ingredienti di origine naturale. Siccome sono curiosa e magari mi svolta anche l'umore aprire il pacchetto, lo andiamo a aprire insieme e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, mi sono messa qua, questa è la loro scatolina, adesso provo ad aprirla col mio super taglierino a forma di nuvoletta, tra l'altro super carino. Scatola aperta, ho tolto tutti i cartoncini e ho aperto le scatoline così da farvi vedere il contenuto del pacchetto. Allora, ci sono queste pinzette da mettere sulle dita insieme al cotone con la soluzione per rimuovere lo smalto, che come vi dicevo è senza acetone e con olio di ricino. E poi c'è la loro lampada, che tra l'altro è super comoda perché è divisa, voi adesso la vedete al contrario, magari ve la giro. Ha tre pulsanti, uno per la base, uno per il colore e uno per il top. E ovviamente c'è anche il suo caricabatterie. E poi ci sono lo step 1, che è questo qua, che è la base appunto. Mi hanno mandato tre colori, due li ho scelti io, che sono questo bellissimo colore qua. Magari vi lascio uno screen con il nome. E quest'altro colore qua. Mentre la ragazza mi ha mandato un colore in più che ha scelto lei, che è questo qua. E dopo aver applicato il colore va applicato il top, che è il numero 3, che è questo qua. Prima di tutto però dovrò andare a rimuovere il mio
vecchio semipermanente. Adesso tra pochino devo andare a prendere Mattias perché nel frattempo ho ricevuto una chiamata e magari poi le faccio stasera o domani e vi faccio vedere come vado a farle, così da vedere anche la stesura e il risultato. Ho davanti il mio picnic. Allora, rieccomi un bel po' di ore dopo. Abbiamo già cenato, ho fatto la doccia, mi sono già messa il pigiama perché ho un po' di mal di testa, quindi non vedo l'ora di fiondarmi sul divano. Come avete visto, ho fatto subito le unghie perché ero super curiosa di provare il kit che mi è arrivato da Manucurist, dovrebbe pronunciarsi. Vi ho fatto vedere il risultato, adesso non penso che si veda benissimo perché comunque la luce è quella che è e mi piace molto. I colori si stendono bene e hanno un pennello abbastanza lungo e quindi abbastanza preciso. Infatti, se vedete, sono riuscita ad andare benissimo vicino alle cuticole e anche i bordi sono venuti molto bene. L'unica cosa a cui dovete stare attenti è di stenderne veramente poco, sia di base sia di colore. E vi ho fatto vedere il procedimento. Comunque, ho steso la base una volta, uno strato sottile, poi ho messo in lampada schiacciando il tastino base, poi ho messo il colore, sempre uno strato sottile. Io ho utilizzato il marrone, diciamo, e solo su questo dito quest'altro colore metallico la prima volta nella lampada, dopo averlo steso schiacciando il tastino colore.
un'altra passata, sempre lampada a tastino colore, e poi ho messo il top e ho messo in lampada schiacciando il tastino top, che dura 2 minuti, e questo appunto è il risultato. Dovrebbero durare 10 giorni, c'è scritto, in base ovviamente alla ricrescita delle unghie, e per rimuoverle, come vi ho detto, non dovremo avere più la rottura di scatole di dover limare le unghie o di dover usare la fresa, perché basta con il loro solvente metterlo su un cotone, metterlo sul dito, mettere le loro pinzette, lasciarle per 1 minuto e lo smalto dovrebbe sciogliersi, quindi non stiamo neanche lì a stressare più di tanto le unghie. Vi terrò aggiornati ovviamente sulla durata e se effettivamente poi vengono via con il loro solvente, vi farò sapere poi prossimamente. Mi chiedete sempre delle unghie quando le faccio, perché non vi registro eccetera, perché solitamente le faccio sempre di notte, e oggi le ho fatte un pochino prima appunto perché mi è arrivata il pacchetto ed ero curiosa di provarle, anche perché ho avuto il tempo di farle, perché Giorgio e Mattias sono usciti, perché veniva qua il forestale in paese per assegnare le parti della legna, quindi Giorgio ha portato Mattias con sé, quindi ho avuto il tempo di farle. Niente, io adesso chiudo qua questo video, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi fatto scoprire qualcosa di utile. Come sempre vi ringrazio per il vostro immenso affetto, vi abbraccio forte forte, e che nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Ciao!